Amici della Yurtuni, un buon pomeriggio. Siamo sempre qui in diretta da Padova, Salone On Off. Siamo qui di nuovo a intervistare il signor Renato Gallo. Buonasera. Però per un'altra cosa. Allora Renato, raccontiamolo ai nostri amici a casa. Tu sei uno dei responsabili, o il responsabile, presidente di un'associazione che si chiama Ascar. Ok, io diciamo Ascar la conosco e conosco anche cosa serve. Vogliamo raccontarlo ai nostri amici a casa? Sì. Sì, forza, forza. Andiamo l'altro. Sì, okay. Lo stesso. Ascar è l'associazione che raggruppa i produttori e distributori di accessori e componenti speciali per auto. Quindi tutto quel mondo che viene chiamato tuning, personalizzazione, e che serve poi per dare la possibilità a un appassionato, sì, di personalizzare l'auto andando più vicino alle proprie esigenze. Ok, Benone, questa associazione nasce quando? Beh, nasce parecchi anni fa, sì, diciamo inizio anni 90, adesso non vorrei sbagliare, credo un 93-94 come periodo. Io ancora non gravitavo nel sistema, io ho raggiunto l'associazione verso il 2000, 2002 mi pare vicepresidenza, e poi dal 2003 presidente, purtroppo ancora fino a oggi. Dico purtroppo in un senso un po' ironico, perché c'è anche molto lavoro da fare. Sì, ma infatti. Allora ragazzi, voi dovete sapere che la persona che io sto intervistando, vi dico, sono molto tesa nell'intervistarla, perché è una persona di importanza fondamentale per quanto riguarda il nostro mondo, perché lui fa parte di uno di quei meccanismi che fanno sì che piovano, tra virgolette, leggi a favore del tuning. Ma perché? Voi come vi occupate in questo senso? Che qual è il vostro urlo di battaglia? L'urlo di battaglia è cerchiamo di farcela. In che senso? Il tuning è qualcosa che nasce dopo l'automobile, quindi gli interessi che si muovono sono più piccoli, se lo dobbiamo dire. Nella creazione delle normative, normalmente gli attori principali sono i costruttori delle auto. Sì. E per cui c'è uno strapotere dal costruttore dell'auto verso, diciamo, la piccola industria, eccetera. Anche perché cambiano le logiche. Nella produzione dell'auto si ragiona per grandi numeri. Il tuning è per piccoli numeri, perché sì, va vicino all'esigenza del cliente. Esatto. Per cui creare delle normative che accettano le piccole produzioni ha significato per anni uno scontro tra giganti, o meglio uno scontro verso i giganti. Con grande fatica l'Ascar, un po' alla volta, è riuscita a dimostrare che aveva un senso, è riuscita a dimostrare che in mezzo al tuning c'è il tuning buono. Cosa significa? C'è il tuning fatto bene, sano, dove possiamo dimostrare che non riduce la sicurezza del veicolo. Fatto questo, siamo riusciti ad aprire delle porte fino a ieri chiuse e abbiamo cominciato un percorso normativo, a cominciare dall'anno scorso, sì, che ha visto all'inizio di quest'anno la creazione del primo decreto che riguardava i freni. Per cui adesso si potrà anche in Italia omologare un nuovo impianto freni, quindi sistema freni, e quindi posso cambiarlo. Stiamo lavorando nel settore ruota, quindi cerchio pneumatico, e io vengo dall'ultima riunione che abbiamo fatto a Roma alla Direzione Generale della Motorizzazione, il 27, quindi stiamo parlando a 4 giorni data. Sì, pochi giorni fa. Dove stiamo andando verso la parte finale, e quindi saremo in condizione di chiudere anche questo aspetto, che finalmente porterà alcuni punti fermi anche per quanto riguarda cerchio pneumatico. Quindi freno, cerchio, pneumatico, stiamo cominciando un po' alla volta a creare un percorso che permetterà, non tutto, ma alcune cose, permetterà al cliente, al consumatore, all'appassionato, di via via fare alcune modifiche sull'auto. Ok, certo. Ma questa cosa qua, insomma, vorrei fare presente una particolare cosa che hai detto, che è non tutto. Cioè, bisogna fare attenzione, ragazzi, come quello che io vi ripeto sempre, a determinati tipi di accessori che vengono installati sulla macchina e che appunto potrebbero anche non essere omologati. Perciò è una cosa che voi dovete in primis fare attenzione, anche perché dopo, purtroppo, lo sapete, i problemi, diciamo, come vanno a finire sono sempre quelli. Vi si acquistano la macchina, vi arrabbiate tanto, però
diciamo, trovare una soluzione veramente in questo caso qua è molto difficile. Perciò appunto prima ne stiamo parlando, tooling sicuro, un po' come avevamo anche parlato tempo fa per quanto riguarda il discorso della Germania, dove sono stati fatti degli esempi veramente molto limpidi di quello che è un tooling sicuro, con tooling it, safe it, praticamente la campagna, perché ancora non se lo ricordo, promossa dalla polizia tedesca, che ha creato una flotta di ben 10 macchine per tutto lo Stato che possano circolare completamente modificate. Infatti i nostri colleghi dell'associazione tedesca, forti di questa normativa, diciamo più razionale rispetto all'approccio italiano, dove lì è stato detto questo è pericoloso, proviamolo. No, non è pericoloso, quindi possiamo consentire di farlo. Come? Attraverso prodotti che hanno superato i test di qualità, di resistenza, di sforzo, eccetera. Quindi dimostrato che funziona, lo posso montare. Certo. In modo tale che se cambio qualcosa sull'auto almeno sono sicuro che funziona. E non è poco, eh. Sì. Certo, queste cose sono delle cose ovviamente fondamentali. Appunto il tooling, ragazzi, deve essere comunque accompagnato alla parola sicurezza, perché non si può ovviamente fare finta che non esista o installare delle cose pericolose, ma come abbiamo anche già visto in tante altre nostre puntate, dove abbiamo visto che il problema non è semplicemente correre o braccarsi, ma anche quello che vai a installare su un veicolo per creare un veicolo sicuro. Giusto? Ok, perfetto. Vogliamo lasciare anche qualche dato per i nostri amici, per chi da casa ancora non conosce Ascar, per come trovarvi. C'è il sito internet che è www.ascar.it. Perfetto, è un esperto. Lo so tutto, l'indirizzo email dovrebbe essere info@ascar.it. Eccellente. Non ho studiato per niente. Ok, avete anche magari qualche numero di telefono, un riferimento? Il numero di telefono non me lo ricordo. Vabbè, non quello neanche io. Non chiamo mai nel mio ufficio. Non lo posso sapere, quello non me lo ricordo. Comunque, è rintracciabile via internet. E il nostro è un lavoro, come posso dire, dietro le quinte. Quindi questo è un po' anche il motivo per cui siamo poco presenti in giro. Infatti. Perché bisogna riuscire a lavorare dietro le quinte. È un lento lavoro di costruzione, che spesso non ci viene neanche riconosciuto come risultato, perché proprio si vede solo l'aspetto finale quando ha funzionato. Esatto. Però sono 2 anni che lavoriamo su questi decreti, abbiamo cominciato a farli da poco, quindi è anche una grande soddisfazione vedere che un lavoro portato avanti un po' alla volta produce i risultati. Infatti. Che oggi tutti vorrebbero tutto subito. Sì, e magari gratis. Poco, gratis, eccetera. Esatto. Renato, io ti ringrazio, grazie mille per esserti sottoposto a questa tortura. Ragazzi, io vi do appuntamento tra poco con la prossima intervista, sempre qui sul nostro canale della Your Tuning. Ciao ragazzi!